oggi, proprio in questi momenti, raggiungiamo il 10.000.000esimo passeggero, che per noi è un punto di arrivo importantissimo, che sta a significare che il lavoro fatto in tutti questi anni è stato un lavoro che ha portato dei frutti, ha portato dei risultati, e quindi, come tutti i momenti importanti, noi oggi lo celebriamo con emozione, perché ci premia per i sacrifici che abbiamo fatto tutti quanti, dai consiglieri di amministrazione agli azionisti e ai dipendenti. Superando quest'anno i 10 milioni di passeggeri, noi siamo nettamente il terzo aeroporto d'Italia, subito dopo i due grandi colossi che sono Fiumicino e la SEA. Ha tenuto a precisare che la vostra azienda ha sempre camminato con le vostre gambe, senza nessun intervento anche da parte di vista appunto istituzionale. Sì, l'ho detto prima, un altro motivo di orgoglio è che questo, quello che era una volta un piccolo aeroporto, che 15 o che anni fa faceva 100.000 passeggeri, e tutto quello che vedete oggi, io ho detto, ho invitato anche prima e andare a vedere quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con le nostre risorse. Noi continueremo nel percorso che abbiamo iniziato, nel rispetto del mandato che abbiamo avuto dai nostri azionisti, che è quello di guardare all'ipotesi importantissima, secondo noi, per tutto il trasporto aereo in Italia, della creazione di un nuovo soggetto che possa determinare una, come dire, un elemento di grande competitività anche a livello europeo per tutto il territorio del nord Italia. Lo faremo chiaramente con le indicazioni chiare che il territorio bergamasco dovrà continuare ad offrire l'opportunità di collegamenti che ha offerto finora. Ma questo nell'interesse di tutti, ma soprattutto nell'interesse del nuovo soggetto che nascerà. Una tendenza in crescita, si può dire quasi 1 milione all'anno negli ultimi 10 anni. Sono numeri record. La tendenza comunque è in crescita, teneva lei a sottolineare prima. La tendenza è in crescita. L'Italia all'interno dell'Europa è il paese che ha la maggiore possibilità di crescere in termini di trasporto aereo. È chiaro che il fenomeno che stiamo vivendo, soprattutto a livello italiano, ma a livello continentale comunque in genere, cioè la presenza di questi grossi vettori low cost, in particolare Ryanair e EasyJet, stanno determinando un impulso incredibile a quello che è il trasporto aereo. Bergamo ha saputo cogliere questa opportunità. Adesso l'importante è riuscire a mettere a fattor comune affinché questa crescita diventi un fenomeno importante e un beneficio che possa fare un passo importante avanti a tutto il Paese.